La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto con il quale è stato disposto il processo e la inutilizzabilità di alcuni atti sono stati chiesti questa mattina dagli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Mauri, difensori di Raffaele Sollecito nel processo per l'omicidio di Meredith Kircher, istanza alla quale si sono associati i legali di Amanda Knox, Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova. Si è invece opposta il pubblico ministero Manuela Comodi. L'avvocato Bongiorno ha lamentato, depositando anche una memoria, la lesione del diritto di difesa in relazione all'esame del DNA attribuito a Sollecito, in particolare in relazione alla mancanza di dati e della descrizione di procedure con le quali la biologa della polizia scientifica Patrizia Stefanoni ha identificato e quantificato le tracce biologiche. La difesa di Knox ha sollevato inoltre la questione dell'attribuzione alla vittima del DNA trovato sul coltello, considerato l'arma del delitto. Di eccezioni totalmente infondate ha parlato il PM Comodi, secondo la quale non esiste una nullità assoluta degli atti. Lo stesso ha fatto il legale della famiglia Kircher, Francesco Maresca. I consulenti delle difese, ha affermato, tra l'altro, hanno partecipato allo svolgimento degli esami di laboratorio senza fare alcuna osservazione. Marcello Migliosi, TAF Channel News, Perugia.